Un terribile buongiorno ha svegliato questa mattina la comunità di Giugliano dove, a seguito di una violenta lite familiare, è morto Salvatore Gargiulo. Erano da poco passate le tre quando, in vico Gambuzzi, traversa di Corso Campano, è avvenuto il dramma. Durante una lite tra moglie e marito è intervenuto il fratello di lei che, per difenderla, è deceduto in seguito ad una colluttazione con il cognato. Non è chiaro ancora se a stroncare l'uomo sia stato un malore, o se invece sia stato ucciso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano che pare abbiano fermato per omicidio preterintenzionale una persona, ascoltata in queste ore in caserma. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l'uomo, per il 53enne non c'è stato nulla da fare. Ora è da chiarire se l'uomo sia morto in seguito ad un malore dovuto alla colluttazione, o se invece sia stato colpito alla testa, dove è stata riscontrata una ferita che però potrebbe essere stata causata anche dalla caduta del corpo a terra. Sul caso stanno indagando i carabinieri.